La priorità in vista dell'apertura delle scuole è ritrovare lo spirito di marzo, di aprile, di febbraio nel paese, perché le norme sono state fatte, abbiamo regole, abbiamo procedure, abbiamo protocolli, dobbiamo recuperare quel grande senso di unità nazionale, di una sfida condivisa. Noi abbiamo piegato la curva in una fase difficile perché il paese si è unito. Perché il Paese tutto insieme, governo, Parlamento, regioni, ma anche semplicemente insegnanti, studenti, genitori, famiglie, hanno capito che c'era una grande sfida da giocare assieme. Io penso che questo sia il punto fondamentale. Noi possiamo vincere questa partita della riapertura delle scuole, che è la priorità assoluta per il governo, ritrovando quello spirito. Quindi il mio appello a tutti è a muoversi esattamente in questa direzione. Il problema della riapertura delle scuole non è il problema di un ministro, del governo, di un presidente della regione o di un preside, è una grande questione nazionale, è una sfida di tutti noi e il paese deve viverla per quello che è. E io penso che siamo stati all'altezza nei mesi più difficili, l'Italia ha dimostrato di essere un grande paese in febbraio, marzo, aprile, quando eravamo oggettivamente in una situazione non semplice, in un contesto internazionale dove siamo stati i primi a pagare questo prezzo salato. Oggi dobbiamo recuperare quel grande spirito di unità, di impegno, perché è una sfida di tutti provare a rimettere al centro le nostre scuole e la formazione dei nostri ragazzi.